Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io parto alla grande, vi faccio vedere che cosa vi aspetta nel prossimo video, così vi mettete l'anima in pace e sapete che anche questo sarà un video eterno. Oggi vi faccio vedere come ho organizzato tutta la mia collezione Pandora, Trollbits e altri bracciali all'interno del mio portagioie. Eravamo rimasti con un portagioie solo, si è moltiplicato. Sono diventati due. Questi portagioie io li compro su Amazon e li compro quando solitamente sono in offerta, quindi intorno ai 43-45 euro. Li ho visti anche a 60, quindi magari aspettate. Di solito anche sotto il Black Friday fanno l'offerta. Che cosa ho sopra? Ho loro, quindi così vedete anche tutta la composizione. Qua sto tenendo il Toon Trollbits all'interno della scatola perché mi piaceva la scatola, però ci sono i due animaletti natalizi e Baby Yoda. Detto questo, ragazzi, io riabbasso l'inquadratura e cerco di posizionarmi in una maniera che riusciamo a vedere tutto, 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 tutto. Anzi, riesco a farvi vedere tutto. Sono due portagioie esattamente identici e li scelgo così apposta perché adesso sto vedendo che ce ne sono alcuni che hanno una sorta di divisione all'interno dei primi cassetti. I miei invece sono vuoti, sono quelli senza divisioni, ma me le sono create io le divisioni. Ho fatto anche delle etichettine che avevo fatto quando facevo scrapbooking, fatte quelle etichette, quelle da mettere sopra ai libri o ai quaderni, le ho decorate e sopra ho scritto che cosa c'è all'interno dei cassetti, così non so ogni volta fare tss tss tss, perché ammetto che non è per niente facile trovare le cose all'interno di tutti questi cassetti che sono praticamente tutti uguali. Riparto e parto dal mio primo cassetto. Guardate come li ho organizzati. Praticamente che cosa ho fatto? Lo so, non è la prima volta che ve lo faccio vedere, però se siete nuovi del canale ed è la prima volta che guardate questo video, ho preso l'interno delle scatole portabracciali di Pandora, ho preso proprio la spugnetta e sono andata a crearmi la mia disposizione all'interno del cassetto. Il cassetto, come vi ho detto, è totalmente vuoto. Facendo così me ne stanno appunto 6 e ho anche dello spazio laterale, mi resta dello spazio laterale. Io vi riempio come sempre di consigli durante questo video, quindi se skippate e poi mi chiedete consigli, arrangiatevi perché non vi risponderò, ve lo dico già. Quindi, come li ho organizzati? 6 spugnette all'interno delle scatoline, le scatoline poi le butto, sono le scatole quelle grandi, portabracciali. Ho visto anche una ragazza che mi sembra che sia stata Andrea, che se le ha rifatte con della gomma piuma, quindi ottima idea, cioè si è creata il quadratino e poi ha creato un altro piccolo quadratino qua e poi se l'è cucito sopra. Anche quella potrebbe essere un'idea, ovviamente se non avete tutte queste scatoline per i bracciali, capisco che non è così facile. E nel primo cassetto sto tenendo, anzi tengo fissi, i bracciali che non sono in circolo, quindi non sono stagionali, non c'è bracciale a tema autunnale, non c'è bracciale a tema estivo, non c'è bracciale a tema primavera, ma sono i bracciali che indosso praticamente sempre, li do il giro in sostanza. Così non anneriscono, non ho problema di ossidature, non ho problema che si sporcano perché ogni tanto gli do il giro. Quindi primo, secondo bracciale, il terzo è questo qua Britono, questi qua ve li ho fatti uscire dalle orecchie, dagli occhi, ve li ho sempre fatti vedere, quindi tornate indietro nei video, sicuramente li troverete, ho fatto dei piccoli spostamenti, ma magari quelli li vediamo in un altro video, altrimenti diventa troppo lungo. Poi bracciale bianco-azzurro, bracciale tema Russia, e questo qua è il nuovo bracciale che sono andata a creare con voi adesso con gli ultimi spostamenti, quindi quello con i pezzi in shine. Sopra tengo due asticelle, queste due asticelle le ho prese su AliExpress, adesso si sono messi tutti a vendere queste asticelle. Quindi le trovate molto molto facilmente, che all'interno hanno dei charm tra virgolette avanzati, dove vado più o meno a creare la composizione successiva. E quest'altra che è più piccola, che andava bene per gli essence, comunque va bene anche adesso, dove gli ho semplicemente filato questi due clip con il silicone che per ora non hanno destinazione, però si abbinano praticamente con la maggior parte dei miei bracciali. Poi ho messo qua questo piccolo plettrino
che mi era stato inviato con l'acquisto di qualcosa su Facebook dalla ragazza appunto che me l'aveva venduta, e questo qua è molto utile per aprire i bracciali, però devo dire che è abbastanza morbido. Se cercate i plettri per la chitarra su AliExpress, ne trovate tantissimi, un set tipo 5, 6, anche di più, e sono un pochino più spessi, in modo tale che così non si piegano quando andate ad aprire appunto i bracciali. Ho qua anche l'aprichiusura originale di Pandora e la murrina, quella tarocca, dove ho chiesto il rimborso nell'ultimo video. All'interno del cassetto metto anche un sacchettino di silica gel, quindi in ogni cassetto troverò un sacchetto, troverete, vedrete che ci sarà un sacchettino di silica gel proprio per mantenere e assorbire l'umidità giusta. Quindi questo qua è il mio primo cassetto, bracciali che indosso sempre. Questo qua resta sempre così, non ha variazioni, non ha cambiamenti. Questo qua invece di cassetto ha delle variazioni, perché in questo momento ho bracciale a tema bosco, bracciale Winnie Pooh, quest'altro bracciale è un bracciale che voglio tenere così, per me è finito così. Ci sono questi sette charm che hanno un significato molto 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 importante per me, quindi questo resta così, e gli ho messo anche questa catena di sicurezza presa con gli stopper da AliExpress, ma penso che andrò a sostituirla con il 3x2. Poi bracciale invernale, questo qua con i fiocchi di neve rose e blu, bracciale invernale rosso, blu, bianco che ho creato con voi durante i Vlogmas, e bracciale in costruzione, questo qua a tema favole, diciamo così, favole, creature fantastiche, comunque tema fiaba, ecco. Mi mancava a me questo bracciale con questo tema e lo sto creando ora. Qua sopra ho dei vetri, due di Aldo Giannone che ho messo da parte, uno di Trollbitz, un unico che non mi piace per niente, e uno stopper stile Trollbitz, ma non c'entra assolutamente niente, e dei sacchettini a parte. Poi arriveremo a capire perché ci sono i sacchettini e il solito silica gel. L'ultimo c'è scritto Moments, ma non penso che resti così. Comunque ho messo in questo cassetto i miei rigidi aperti, quindi questi qua rigidi con il fiocco, quello con Topolino e Topolina. Questo qua era il coniglio che vi dicevo che ho sostituito di AliExpress, mi è rimasto qua, non lo so perché. Adesso vado a infilzarlo, poi lo sposterò, l'ho infilzato qua. Vedete? Ho recuperato un'altra spugnetta ed è pronta. L'ho messa qua e ho buttato la scatola, perché anche basta scatole, silica gel, e da questa parte, insacchettati, con anche dei sacchettini di scorta, ho i bracciali work in progress. Mi appoggio un attimo così vi faccio questo piccolo discorso. Bracciali work in progress che io tengo insacchettati, perché questi qua in questo momento non li sto indossando, quindi è inutile lasciarli all'aria aperta che si ossidano. Quando guardavo i video di una signora americana, mi pare che fosse, e teneva tutti i suoi gioielli Pandora e Trollbitz in un portagioie di Pandora, se non sbaglio, con la cernierina, e aveva all'interno questi bracciali nelle bustine, quindi aveva un sacco di bustine all'interno di questo portagioie. E dicevo, abbastanza allucinante questa cosa, cioè tutti i gioielli insacchettati, ma perché, ma perché, ma perché? E poi ci sono arrivata anch'io, e poi sto facendo la stessa cosa, ok? Quindi non era proprio del tutto pazza questa sciura, anzi, perché vi consiglio anch'io, quindi primo consiglio importantissimo, anzi secondo consiglio importantissimo, oltre a tenere il silica gel all'interno del vostro portagioie, che appunto o lo trovate con il portagioie e silica gel, oppure quando andate in store loro lo buttano all'interno di ogni scatolina, hanno il silica gel, chiedeteglielo, di solito hanno anche i cestini pieni di silica gel che loro buttano e ve li danno tranquillamente a gratis senza chiedere niente, quindi magari prendete il sacchettino e lo mettete all'interno. Non vi consiglio sinceramente di mettere il sacchettino di silica gel all'interno del sacchettino del bracciale, perché magari potrebbe fare qualche reazione, quindi mettete il silica gel fuori, fuori ma all'interno del portagioie. Il vostro bracciale invece tenetelo, quello che non indossate sempre, oppure se avete una casa particolarmente umida o non lo so, un inverno, un'estate umido, magari tirate fuori dalla vostra box i bracciali che sono spesso neri, ecco,
utilizzate i sacchettini, cioè mettete i vostri gioielli all'interno del sacchettino e li riponete nella box. Altrimenti, appunto, se io faccio questo per i bracciali che non indosso spesso oppure per i cambi stagionali. I sacchettini devono avere la cernierina. Allora, questi sacchettini li trovate in store, quindi quando comprate un bracciale, solitamente contenuto, vedete, è un sacchettino di un bracciale, solitamente contenuto all'interno del sacchettino, quindi quando lo andate a comprare, dite alla commessa semplicemente non buttare il sacchettino, dammelo, altrimenti lo chiedete alla commessa che sicuramente ne avrà anche lei a 8 quintali perché, come vi ho detto, li buttano, altrimenti li trovate su Amazon, su AliExpress. O se andate all'IKEA li trovate un pochino più grandi, comunque vanno bene, cioè quelli più piccoli che ci sono, forse sono così come dimensione, così, un pochino più grandi. L'importante è che hanno la cerniera e che non facciano passare l'aria. Quarto cassetto. Cassetto dedicato ai miei bracciali lucchetto e bracciali scorrevoli. Qua ho completato tutte le mie spugnettine, tolgo anche i peli del gatto. Questo qua è il mio bracciale Loved con Winnie Pooh, io e Babbo Natale nel pacchetto regalo. Ho messo le due clip, quando vi dico che posso mettere le clip dove voglio, ecco, le due clip bianche. E ho messo a tutti questa catena di sicurezza presa su AliExpress con i gommini, perché questi qua sono più piccoli rispetto a quelli di Pandora, quelle con il silicone all'interno, e non mi tolgono attenzione, soprattutto non sono ingombranti, al lucchetto principale. Quindi questo qua è quello con la scritta Loved, questo qua è quello di San Valentino, quello con il cuore con i cristalli rosa. Poi quest'altro è quello con il cuore regale, quello io lo chiamo il cuore vintage, quindi ho fatto il mix che tutti avete fatto, cioè cuore e chiavetta. Solitamente mettete la chiavetta all'interno del lucchetto, potrebbe essere un'idea. Per ora l'ho sistemata così e l'ho bloccata anche in questo caso con un piccolo stopperino. Poi da quest'altra parte questo bracciale in rose che è stupendo, preso con i saldi un po' di tempo fa, forse l'anno scorso, cioè no, dicembre, non di quest'anno, non del 2020, del 2019 se non sbaglio, questo qua, dove gli ho inserito l'orsettino, questo qua con in braccio l'altro orsettino più piccolo, molto molto bello, fermato questo con gli stopper sempre in rose, sempre da AliExpress. E poi ho qua il bracciale scorrevole classico, quello con la base rigida e la parte sotto scorrevole. E quest'altro che è quello di San Valentino dell'anno scorso, che ha la maglia così, la maglia snake, con il cuoricino regolabile e le due sferette alla fine con tutti gli zirconi. E questo lo tengo gelosamente all'interno del sacchettino, anche se lo metto perché ci tengo troppo, quindi lo tengo all'interno del sacchettino. Oh, vedete qua questo plettro. Questo qua, anche questo mi è stato inviato con un acquisto di cose su Facebook e vedete che questo plettro è più duro, quindi è più rigido e esattamente sono così quelli di AliExpress, cioè rigidi in modo tale da riuscire ad aprirlo senza che faccia col rumore ovviamente quando andate ad aprire il bracciale. Poi quinto cassetto dedicato agli Essence. Mi sono organizzata in questo modo. All'inizio vi avevo detto che odiavo queste scatoline che mandavano con gli ordini degli store perché sono sottili e piccoline, vedete, in cartone peraltro. E invece ho scoperto che entrano perfettamente nel mio portagioie senza nessun problema. Se erano un pelo più piccole riuscivo a fare 6 scatole, invece non ci stanno 6 scatole, porca palettina. Sopra ho scritto che cosa contengono le scatole, sempre con la mia magica etichettina, in modo tale da non dover stare ogni volta ad aprire tutte le scatole. I miei Essence li indosso principalmente in estate, quindi ho il mio Essence rosa, poi magari vi farò un video dedicato ai miei adorati Essence che sono andati tutti fuori produzione e li hanno sostituiti col Pandora Mima. Io ho fatto tipo un miscuglio, questo qua è bianco, sui colori del bianco, così ho mischiato un po' gli Essence con i Pandora Me, vedete tipo qua li ho mischiati, io ho messo qua anche dei piccoli Pandora Me. Questo qua è quello, ho scritto verde perché ha la pietra verde, però questo qua è l'altro.
Ah, se comunque andate indietro o cercate Marzia Free Essence, trovate anche i video dedicati alle Essence e qua ci sono i due rigidi, quindi il bracciale rigido intero, quello chiuso, e quello aperto, che erano andati entrambi in saldo e quindi ho fatto razzia con i saldi. Adesso se prendete il Pandora Me rigido, esattamente così, se prendete il Pandora Me bracciale Snake, sono esattamente come quelli che vi ho fatto vedere, esattamente come questo qua. Cioè proprio uguali uguali, quindi è la stessa linea, gli hanno cambiato nome e hanno ritirato tutte le sferette, purtroppo. Questo cassetto invece è dedicato ad Alfredo, quindi è il suo cassetto e all'interno, beh, ci ho messo qualcosa di mio comunque, all'interno ci sono i suoi bracciali, quindi il bracciale di Star Wars. Allora, questo è il bracciale Star Wars, bracciale con chiusura appunto Star Wars, dove ho messo questa catena di sicurezza sempre di AliExpress sottile perché non c'è una catena di sicurezza abbastanza maschile, o meglio c'è, però è un po' troppo grande e poi sarebbe andata avanti e indietro e lui gli dava fastidio, quindi ho messo questa qua con il silicone per ora. Poi ho preso dall'angolo del vintage le due clip che vi avevo fatto vedere, queste qua fatte a pepite. E questi sono i charm che ha all'interno del suo bracciale, tema appunto Star Wars, che per ora è qua per tutto il disinfettante che bisogna mettersi, quindi non lo vuole rovinare e l'ha lasciati a casa. Così come ha lasciato a casa il suo mix, il suo mix Trollbits Pandora. C'è un po' di tutto, sinceramente, non c'è solo Trollbits Pandora. Adesso che sto notando, visto che anche questa pietra si è opacizzata, ma succede sempre, del Sapienza, c'è un mix di cose. C'è proprio un mix di cose. All'inizio aveva anche le pietre che aveva preso originali e anche da Aldo Giannone. Poi ha voluto fare questo cambio, ha inserito i legni, questi qua di Pandora, vecchi vecchi, che vi dicevo anche nell'altro video che lui aveva i legni. Quest'altro charm che ha visto su AliExpress, guardate quanto è bello, perché lui ha la passione delle stelle, dei pianeti, dei maglioni che si impigliano. Vabbè, questo è molto molto carino, con Saturno, le stelline, sfaccettato. Poi c'è Pronti al decollo, c'è Mozart, tutti dei charm che lo rappresentano. Anche lui ha Winnie Pooh nel barattolo del miele, lo stetoscopio, questo qua, supereroe, il caduceo, credo che sia, lo scarabeo, la bandiera rossa, il pesciolino rosso, anche lui vi dicevo che ce l'aveva, appunto Sapienza, la casettina con il cuore. Quest'altra murrina di Pandora con i colori russi, anche lui ha il cremlino, che vedo che anche questo è stato intaccato con le cose, non so cosa gli ha messo sopra, che devo pulirlo. E questo è Angeli e Demoni di Trollbits. Angeli e Demoni, ancora il caffè e la macchina fotografica di Pandora. E la chiusura è questo qua. Questa che dovrebbe essere, boh, tipo tronco della felicità, ramo, non lo so, quello che dovrebbe rappresentare un albero. E ovviamente la catena di sicurezza sganciata, perché quando lo mette lo aggancia. Da parte, che poi dovrà ancora inserirlo, anche questo qua, il piccolo astronautino di Mores, che poi appunto andrà ad inserirlo. All'interno del suo cassetto ho infilato anche delle pinze, queste qua erano all'interno di questo. Queste piccole monachine che ho preso in argento per fare tutti i miei sistemi di sicurezza dei bracciali, e ho a parte anche un'altra chiusura, aprichiusura di Pandora ancora sigillata, che regalano quando si fanno gli acquisti in gioielleria, eccetera. Quindi ce l'ho da parte. L'ultimo cassettino vuoto l'ho riempito con di tutto e di più. Nel senso che non sto qua a tirarlo più di tanto fuori, ma ho tutti i pannetti di Pandora, Mores per lucidare i bracciali, tre spugnettine, queste dovrebbero essere di Trollbits, ho i due bangle di Mores, i charm che ho avanzato di Mores che dovrò trovare un posto, questi altri che sono un po' tarocchi di AliExpress, questi che è una scatolina, anche questa presa su AliExpress. Cerchiamo di non fare più riflessi, sono tarocchi anche loro. C'ho degli stopper avanzati, questi sono tarocchi appunto, e ho anche i gommini da parte, questi qua, trasparenti da mettere tipo all'interno delle clip per fare gli stopper.
è fatta in questo modo, cioè le bacchettine si incastrano e si staccano in questo modo, molto molto carina come scatoletta. E l'ho infilata dentro qua perché è il posto giusto. Questi sono dei gancetti in acciaio, sempre perché così non si rovinano. E qua ho degli avanzi, avanzi tra virgolette, della collaborazione che avevo fatto con Home Beats. Quindi questo qua direi che è una sorta di cassetto collaborazioni. Cassetto anelli. Vi avevo già fatto vedere questo cassetto con tutta la mia collezione di anelli. Vi faccio vedere così, semplicemente. Pezzi nuovi, pezzi vecchi, questo non l'avete mai visto, che è l'anello, l'unico anello di Trollbits che ho, questo con la perla, molto 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 bello. Tutto il resto ormai li conoscete, la new entry con i saldi che vi avevo fatto i reel su Instagram, quindi se non avete visto gli ultimi due round di saldi andate su Instagram che vedete i reel delle cose che ho acquistato con i saldi, ma queste qua sono tutti gli anelli che ho appunto di Pandora. Cassettino un pochino caotico, ma nella sua caoticità c'è tutto organizzato. Da questa parte ho l'orsettino, altro piccolo suggerimento, questo è l'orsettino in shine con una catenina dorata che avevo preso su AliExpress. Altro suggerimento, vi dicevo, quando vi spediscono le cose in shine e in rose, Pandora vi dà una sorta di sacchettino che adesso ve li faccio vedere da questa parte. Solitamente i charm in rose ve li spediscono in un sacchettino verde, non so perché. E all'interno del sacchettino verde c'è questo piccolo quadratino, probabilmente serve per non far cambiare colore al gioiello. E la stessa cosa ho notato che mi è arrivata appunto con lo shine. Quindi cosa fate ragazzi? Non buttate questi sacchettini e non buttate il quadratino. Ma conservate il quadratino all'interno dei sacchettini e quando andate a riporre i vostri bracciali, gioielli, rose e shine, inserite il quadratino all'interno della vostra bustina. Se ci stanno, li mettete all'interno della bustina che vi mandano, altrimenti, come vi ho detto, mettete il vostro gioiello in una bustina più grande e trasferite il quadratino all'interno, perché se lo mettono un motivo ci sarà e quindi noi lo teniamo da parte, giusto? Poi da questa parte ho questi quattro anelli, gli anelli a fascia, quelli grossi, questi qua grossi, perché nel portanelli me lo andrebbe a sformare e non mi piace, quindi li ho messi qua. La collana di Trollbits che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, questo qua, l'ho inserita qua in questo buchino. Qui ci sono i miei pendenti o tarocchi. E quindi ho creato questa, prendete o tarocco, non so se sia davvero argento, la collana me l'hanno venduta come argento, comunque vedo che non succede niente, non si rovinano, quindi mi va più che bene così. Ho anche quest'altro super tarocco che vi avevo anche fatto vedere in un altro video, per ora è vuoto. E poi avevo preso un'altra collana tipo in stile rose, sempre su AliExpress. E ho fatto questa composizione sempre con il mio pendentino tarocco AliExpress che va più che bene. Ho dovuto allargare l'anellino qua e ho fatto passare il mio pendente opera. Come partenza direi che va più che bene, cioè tanto alla fine per il servizio che mi deve fare, questi qua originali, a meno che non abbiano uno sconto del 70-80%, non penso che li prenderò mai perché hanno dei prezzi abbastanza da paura. Ancora da questa parte ho, vabbè, questi due orecchini stile AliExpress, praticamente una bella imitazione di quelli di quest'estate che sono andati in saldo anche adesso, però per quanto metto gli orecchini va più che bene con i tarocchi. E ho qui anche l'orsetto, quello in ceramica di Thun, da sostituire, magari inserire in uno di questi pendenti a O. Per ora lo lascio anche lui nel sacchettino così non si rovina. Parte alta ho i bracciali speciali di Pandora, vedete anche questi sono tutti conservati nei sacchettini perché sono da occasioni speciali, quindi ho questo qua con le sfere, con la chiusura scorrevole, quest'altra con i cristalli squadrettati, anche questo è preso con i saldi e la chiusura scorrevole, e la parure con il fiocco che era andata in super sconto, quindi
anello e bracciale, anche questo con la chiusura scorrevole, l'ho messo tutti qua, tutti insieme. Ammetto che questi, anche stando all'interno del sacchettino, erano tipo 2 anni che non li tiravo fuori dal sacchettino, sono diventati neri, quindi li ho puliti. Poi ultimamente AliExpress spedisce i suoi anelli all'interno di queste fantastiche scatoline di plastica che io ho tenuto e che le ho utilizzate per organizzare ulteriormente i miei gioielli. Questa è una catenina, la catenina di Pandora, quella con i cuori, e all'interno, siccome non ci passa nulla qua, neanche il pendente a O da questi cuori, ho messo questo orsetto che è simil pomellato, ma è di Gogo Jewel, è della marca di Kaidor, assomiglia molto a quello di Pomellato, cioè è una buonissima imitazione. È tutto in argento, mi è piaciuto un sacco e l'ho voluto appunto inserire in questa collana. Quindi la tengo all'interno della sua scatolina, così non si impiglia e resta perfetta. Successivamente ho i miei medaglioni, quindi quelli con i petit e quello con la chiave, che è diventato così. Anche lui era diventato nero perché da una stagione all'altra, poi l'anno scorso non l'ho messo tantissimo con il lockdown, eccetera, quindi figuriamoci. E poi c'è anche questo qua nuovo, quindi quello successivo. E per ultimo la mia collana Essence a pallini che ho messo qua, sempre all'interno del suo sacchettino. Questo qua all'inizio lo tenevo nei sacchettini di Pandora, quelli con il raso all'interno, ma l'ho tolti perché così riesco ad averlo più sott'occhio, se diventano neri riesco a pulirli per tempo. Qua ho il pendente O tarocco, questo qua è tarocco di AliExpress, mi dura tra il medio e il largo, e questi qua sono invece dei charm originali che vi avevo fatto vedere anche nell'ultimo video. Poi altro scompartimento, ho queste due clip che avevo preso per il bracciale di San Valentino, quello con il lucchetto, quindi sono le clip con il silicone con i cuoricini rosa, che poi quando ho scoperto e ho capito che quel bracciale era troppo delicato, le ho tolte e non ho più riempito il bracciale e mi sono rimaste da parte, però essendo rosa stanno bene su tutto. Due catene color giallino, anche queste prese su AliExpress, le ho chiuse qua perché è molto facile che queste cambiano colore. E un'altra catena in acciaio da AliExpress, però questa non mi piace tantissimo, è abbastanza bruttarella. Un tocco di catena di quella che ho cavato, ho tagliato da qui perché era troppo lunga, quindi l'ho tagliata e me la sono fatta a misura. Ecco, se volete cercare delle catenine su AliExpress per i vostri gioielli Pandora e volete insomma non spenderci tantissimo e essere sicuri che appunto non cambino colore, cercatele in acciaio, quindi quelle in acciaio vanno benissimo. Ho degli stopper di un bracciale di Ops Object, se non sbaglio, e li ho messi qua, e la solita silica gel, scompartimento dedicato alla silica gel. L'ultimo cassetto, che è il meno utilizzato di tutti, è quello dedicato agli orologi, perché gli orologi sinceramente non li metto tantissimo. Ho questo qua che adoro della Festina con tutti i brillanti straluce all'interno, la band, questa dovrebbe essere la 4 della Mi Band, l'hip hop, quello con il cinturino intercambiabile, ma ne ho solo questi due, e il fossil, questo qua che mi avevano dato facendo una spesa a una gioielleria, mi hanno detto se spendi ancora 10 euro ti regaliamo un orologio fossil che è molto molto bello, eh? Devo dire che è molto bello, molto leggero, ovviamente come vedete ha la pila scarica, perché poi oltre a questo ho il tracker, il Samsung Active, quindi indosso quello se devo indossarlo, che è molto semplice, è uno dei più piccoli. Ragazzi, siccome questo video diventa eterno e lunghissimo, ho deciso di dividerlo a metà, quindi la seconda parte ve la faccio vedere in un altro video, nel prossimo. Facciamo così perché altrimenti capisco che diventano abbastanza impegnativi i miei video. Ci vediamo nel prossimo. Alla prossima, ciao!